ASI sceglie Milano Auto Classica per la cerimonia di premiazione delle manifestazioni motoristiche del 2015. Sono stati inoltre messi in mostra al Salone due gioielli della prestigiosa collezione Bertone, la Lotus Emotion e l'Alfa Romeo Bella. In occasione della Kermesse milanese sono anche stati presentati tre volumi della libreria ASI Service. La scelta di Milano è dovuta alla necessità di dare una maggiore visibilità a un evento come questo, che è un evento clou nel corso di un anno di attività ludica, di attività turistica, di attività culturale. E quindi Milano si presta molto bene a lanciare certi messaggi, lo sappiamo benissimo. Milano è la città più importante sotto il profilo della comunicazione, sotto il profilo di tanti eventi, senza nulla togliere al design torinese, ai nostri quartieri, a quello che Torino ha rappresentato e rappresenta ancora oggi nel mondo per quanto riguarda il motorismo. Qual è lo stato di salute di ASI? Ah, ottimo. ASI ha uno stato di salute formidabile, perché è in una situazione in cui sta affinando il proprio fisico. Come vede il futuro ASI? Ma il futuro ASI non può cambiare se non nella forma di attuarsi. Ed ecco allora che attraverso dei consiglieri abbiamo portato avanti uno studio programmatico per quelle che potranno essere iniziative future, che per ora non sono assolutamente nuove rispetto al passato, ma sono esaminate e dovranno essere gestite in modo più professionale. Il presidente Roberto Loi, insieme ai presidenti delle quattro commissioni, ha consegnato 7 pedivelle d'oro, 10 manovelle d'oro ad onore, novità di quest'anno, 17 manovelle d'oro, 2 manovelle d'oro internazionali, 4 riconoscimenti particolari e 35 premi speciali. Presidente, le manovelle ad honorem, ecco, ci vuole spiegare a chi vengono conferite e quando è stato istituito questo premio? Allora, il premio è stato istituito appunto nel 2016, in questo anno. Vengono conferite a chi chiaramente ha svolto una manifestazione eccellente. E un'anticipazione sulla stellina d'oro, di cosa si tratta? Beh, la stella d'oro è questo, cioè il club che comunque ha preso oggi questa manovella d'honorem chiaramente ha 3 stelle sopra, perché le ha vinte negli ultimi 3 anni. È chiaro che comunque lui avrà diritto a prendere un'ulteriore stella se farà le cose chiaramente nel migliore dei modi. Questa stella verrà aggiunta alle altre. Quali sono i principali compiti svolti dalla sua commissione? Questa commissione, appunto nei veicoli militari dell'ASI, ha il compito di preservare tutto ciò che è tecnica, non quindi tanto la tecnica della guerra quanto la tecnica dell'automobilismo, quell'automobilismo che prelude all'uso civile di innovazioni militari. Oggi all'interno di questa commissione, che racchiude altre 3 sottocommissioni, veicoli delle forze di polizia, si chiama lampeggiatori blu storici, più aeronautica e motonautica, viene premiato solo il settore, perché è molti anni che ormai lavora, veicoli militari. Quindi oggi sarà premiazione a un bel raduno di marca, laddove i veicoli militari restaurati storicamente così come erano in origine hanno il loro utilizzo in un percorso impegnativo come quello di Cuneo 2015. Una stagione, quella del 2015, molto soddisfacente, densa per le moto. 2015, per quanto riguarda l'ASI, sono circa 50 manifestazioni a calendario ufficiale dell'ASI e poi alcune chicche, tra cui la manifestazione federale che è ASI Moto Show, che è la manifestazione che concretizza ormai a livello internazionale oltre 600 partecipanti in pista e oltre 3.000 moto nel paddock ed un pubblico di 15.000 persone. We'll be right back.
Quali sono i principali compiti svolti dalla sua commissione? Dunque, la mia commissione innanzitutto devo specificare che è articolata in alcune sezioni proprio perché, chiamandosi veicoli utilitari, ricomprende tutti quei veicoli che nella vita sia lavorativa e sia anche di svago sono stati in qualche modo significativi e hanno avuto una utilità di utilizzo. Sempre a Milano Autoclassica sono stati presentati tre volumi della libreria Asi Service: Trattori, Motori e Carioche di Romagna di Matteo Vitozzi, Vespa e altri scooter Piaggio di Sandro Colombo e L'automobile a vapore, Storia e prospettive di Lorenzo Morello. Siamo in compagnia di uno degli autori che quest'oggi cosa presenta? Il libro che presento si chiama Trattori, Motori e Carioche di Romagna, una carrellata dei 16 costruttori romagnoli di mezzi agricoli che si sono distinti in Italia e nel mondo dagli anni 10 agli anni 60 del secolo scorso. Fin da piccolo mi sono appassionato di archeologia industriale ed avendo parenti che lavorano nel campo agricolo mi sono permesso naturalmente di cominciare questa ricerca partendo dai costruttori veri e propri. Alcuni ancora viventi, ottuagenari o novantenni, hanno messo a disposizione il loro intero bagaglio culturale, oltre che alla documentazione cartacea e fotografica di quel periodo. Sandro Colombo, che è qui in nostra compagnia, invece è autore di questo volume che si presenta quest'oggi nello stand dell'ASI di Milano Autoclassica dal titolo Vespa e altri scooter Piaggio. E tante storie associate. Cosa racconta nel suo libro? Si racconta un po' tutta la storia di questo scooter che, come pochi sanno, nasce in Piemonte. Lì fanno prima uno scooter che si chiamava Paperino, che però non piace a Enrico Piaggio, e Enrico Piaggio dà l'incarico alla progettazione di preparare qualcosa di nuovo. È l'Inger da Scagno che propone questo nuovo veicolo, la Vespa. Enrico Piaggio, quando vede questa sagoma con le due protuberanze posteriori, dice: "Toh, sembra una Vespa", e da questo nasce il nome che poi caratterizza il veicolo. È il terzo libro che si presenta quest'oggi a Milano nello stand dell'ASI. Ecco, ci vuole raccontare come nasce questo libro? Ma è un'idea che coltivavo da tempo come appassionato dell'automobile a vapore, e ho pensato di scrivere questo libro perché è una materia assolutamente sconosciuta anche agli appassionati italiani. In Italia, diciamo in Europa e soprattutto in Italia, sono mai state vendute automobili a vapore, mentre invece negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso hanno rappresentato più del 50% del mercato. E quindi pensavo che fosse tutto sommato interessante raccontare come sono fatte, perché ho cercato di entrare nei dettagli tecnici, come sono nate, come si sono sviluppate e soprattutto a che punto sono riuscita ad arrivare.